Hola, pronto? Sì, buongiorno, sono il dottor Giampaolo Bernasconi, telefono a Falloppio. Ah, Falloppio Bernasconi, come sta? Siamo qui. Senta, le volevo dire due cose veloci, uno sulle forze dell'ordine e uno sulla crisi bancaria, se possibile, su Unicredit. Sentiamo. Dica. Niente, sulle forze dell'ordine che bisogna sempre avere solidarietà, volevo ricordare il carabiniere morto a Pitignano nel 2011, per esempio. Adesso io non conosco le questioni del questore di Milano. Sì, comunque lei dice che bisogna avere sempre. Perché è un lavoro come quello dei carabinieri molto difficile, volevo ricordare il carabiniere morto a Pitignano perché è stato un Questo è grave fatto di sicuro. cronaca. Questo è sicuro, anche Poi se. volevo dire, riguardo l'Unicredit, Non deve ascoltare la TV, deve parlare in modo continuativo. nel 2007 il titolo valeva 40 euro. Adesso vale 3 euro. È una torre traballante quella dell'Unicredit, nel senso che è stata costruita pur sapendo da parte della classe cosmopolita che c'era un ciclo azionario al ribasso. Però quello che volevo dire è che se un titolo vale nel 2007 40 euro, adesso vale 3 euro, vuol dire che tecnicamente la banca è fallita, che quindi la crisi bancaria italiana è semplicemente devastante. Pronto? Sì, l'abbiamo ascoltata. Beh, sono domande che gli Mi esperti si vuole dire fanno in questi qualcosa? giorni. No, io l'ascolto, non ho le competenze per giudicare questa affermazione. La saluto e la ringrazio, però diciamo che come tutti.